Prima di tutto toglieremo obbligatorietà e penalizzazioni per quanto riguarda le UTI. Penso che sia stato profondamente... Penso sia stato profondamente sbagliato umiliare sindaci. Penso sia stato profondamente sbagliato umiliare... Se mi date l'altro microfono così sentono tutti. Se si riaccende. Si sente? Penso sia stato profondamente sbagliato umiliare sindaci e consigli comunali che sono eletti dai cittadini, e quindi noi toglieremo obbligatorietà e penalizzazioni e penseremo a una nuova riforma degli enti locali che rappresenti le diverse identità dei territori e ridia finalmente ai cittadini la possibilità di scegliere da chi essere governati. Noi abbiamo ancora quel vizio che è quello che ci piace alla democrazia, e quando la gente sceglie è sempre una cosa positiva, e chi governa è la cosa pubblica, i soldi pubblici, i servizi pubblici, deve essere scelto dalla gente e mandato a casa se governa male. E poi ovviamente dobbiamo intervenire sulla materia sanitaria, su quello dovremo usare la massima cautela con un grande confronto con tutto il mondo sanitario, con chi opera nel settore, ricostruire mattone per mattone, sapendo che la sanità non è un palazzo che uno abbatte in un giorno e ne costruisce uno nuovo, perché il diritto alla salute bisogna continuare a garantirlo e le esigenze dei cittadini continuano ad essere espresse. Anche alla luce di questo voto, se dovesse fallire il dialogo PD Movimento 5 Stelle, la Lega cosa vuole fare? Andare al voto, il governo in minoranza con il suo Berlusconi? Ma noi siamo sempre partiti e abbiamo sempre detto la stessa cosa. Avevamo Salvini qui a chiudere la campagna elettorale, ha detto una cosa che mi ha colpito. I giornalisti mi dicono da un mese, Salvini dice sempre la stessa cosa. E noi diciamo sempre la stessa cosa. Noi non cambiamo idea un giorno sì, l'altro pure. Abbiamo detto dall'inizio, si parte da 5, 6, 10 punti che riteniamo indispensabili rispetto al voto espresso il 4 marzo, e parliamo di lotta all'immigrazione clandestina, di sicurezza, di certezza della pena, di legittima difesa, di abbassamento della pressione fiscale, di abolizione della riforma delle pensioni Fornero. E da quello si parte. C'è una maggioranza su questo, bene. Ma se si parte dai veti contro veti, se si parte da devo fare io a tutti i costi il Presidente del Consiglio, non si raggiungerà mai la meta. Perché mentre c'è questo triste teatrino, aspettiamo cosa dice Renzi in prima serata, oppure cosa fa la direzione del Partito Democratico, la gente continua a non lavorare, le imprese continuano a chiudere, i migranti clandestini continuano ad arrivare. La mano tesa 5 Stelle resta? Noi tendiamo la mano a chi vuole fare le cose concrete con noi. Abbiamo detto fin dall'inizio che col PD ci sembrava abbastanza difficile, visto che il PD sono quelli che hanno votato 6 svuota carceri, e allora quella certezza della pena viene meno. Abbiamo detto con chiarezza che col PD ci sembrava difficile, perché chi ha portato avanti le politiche sull'immigrazione fino ad oggi mi sembra siano quelli che hanno creato questi disastri, quindi mi sembra di poter escludere il PD. Chi ci vuole stare per tutti gli altri che vogliono starci nel progetto del fare, e siamo disponibili. Se qualcuno pensa solo al chi, non raggiungeremo nessuna meta. Senta, in Friuli il Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche ha perso circa 12 punti percentuali, la Lega ne ha guadagnati 10, c'è stato un drenaggio di voti? No, non lo so, dopo ci saranno i sondaggisti che sono molto più bravi di me a fare gli studi da dove sono partiti i voti e dove sono arrivati. Quello che invece è utile sottolineare è che il PD mi sembra che abbia avuto una sonora sconfitta, perché qualcuno cerca di vendere un recupero del PD. In realtà nelle elezioni amministrative il PD era sempre cresciuto, era sempre tenuto un po' meglio rispetto alle politiche, invece mi sembra che il risultato sia quasi identico alle elezioni del 4 marzo. E un programma dei primi 100 giorni, perché questo è un classico, una domanda classica. E ho detto, rimettiamo a posto gli enti locali, mettiamo mano alla sanità. Cosa vuol dire? Eliminare, le UTI e ripristinare le province? Noi vorremmo degli enti di area vasta, ovviamente che non 18 come le UTI, ma che rappresentino le diverse identità territoriali, che siano elettivi e che possano, prendano tutta la gestione amministrativa, perché la regione deve rimanere ente legislativo e di grande programmazione, ma deve essere il territorio ad amministrare. Non voglio una regione che detiene tutto il potere in mano a poche mani. Mi piace decentrare, quindi io l'avevo chiamati cantoni, per prendere esempio dal modello svizzero, perché a me l'idea del decentramento è un'idea che mi è sempre piaciuta, perché io credo fortemente nei territori. La riforma sanitaria del passato è tutta da buttare oppure da riscrivere in alcuni punti? Io ho detto che noi sulla sanità noi dovremmo fare un cambiamento pesante, ma non si può abbattere un palazzo e costruire uno nuovo, perché come ho detto il diritto alla salute continua ad esserci e noi dobbiamo continuare a garantirlo. Quindi dobbiamo mettere mano con la dovuta saggezza, che le cose devono essere cambiate profondamente, ma non possono essere stravolte in un giorno. Se c'è stato cambia il rapporto con Berlusconi?
Il rapporto con Berlusconi del centrodestra è un centrodestra unito e io sono contento che sia tale. È ovvio che questo voto, come è successo alle politiche, rafforza sicuramente la Lega, ma conferma, per esempio, in Friuli Venezia Giulia una crescita anche di Forza Italia, ne sono contento. Grazie. E alla giunta ci penso da dopodomani. Vicepresidente, conferma Cardi. Io l'ho detto chiaramente prima delle elezioni e ho fatto un mio desiderata e quindi non posso che riconfermare, penso una persona d'esperienza. A Bolzonello cosa dice? Grazie per la chiamata che mi ha fatto e si è preso la responsabilità dei 5 anni che ha fatto insieme alla Saracchiani, la vicepresidente, e spero che comunque ovviamente da fronti opposti ci possa essere una collaborazione, perché credo che sia utile ascoltare anche chi ha governato questi 5 anni, ovviamente con le dovute differenze. Ma la Saracchiani non l'ha chiamata? No. Preso no. Se non ci fossero stati i trattori a Reana, Fedriga sarebbe candidato? Non lo so, c'è stato, diciamo che la candidatura è nata con un grande movimento di popolo e questo mi ha dato una grande soddisfazione. Ho fatto 10 anni in Parlamento rappresentando questa terra, con i miei limiti e i miei errori che sicuramente ho fatto. Però sentirsi dopo così voluti dalla propria gente è una soddisfazione enorme. Salvini ho sentito più volte. Più volte, Matteo. Berlusconi non ancora, mi hanno detto che mi stai cercando, ma ci siete voi, quindi adesso non rispondo. Quanto ha influito la presenza dei big qui nella nostra regione? Perché non se ne erano mai visti così tanti come in questo ultimo mese. No, ma è stato, io ho visto il dibattito prima della campagna elettorale Friuli Venezia Giulia terra di conquista. In realtà è per un motivo d'orgoglio se ha questa attenzione e Friuli Venezia Giulia ha questa importanza a livello nazionale. Perché quando nessuno ci considera, ci dicono che Friuli Venezia Giulia è dimenticato da tutti. Quando vengono tutti qua, Friuli Venezia Giulia terra di conquista. E qualcuno si decidesse che siano venuti Salvini, Berlusconi, la Meloni, per me è un motivo d'orgoglio, perché evidentemente Friuli Venezia Giulia torna al centro dello scacchiere nazionale e mi auguro che questa centralità troverà risposta anche quando il Friuli Venezia Giulia andrà a richiedere la rinegoziazione dei patti scellerati fatti dal PD che hanno portato via 1.800.000.000 di euro alla nostra comunità. Il CARA avrebbe già dovuto essere chiuso. Il? Il CARA, sì. Il CARA? Dipende purtroppo dal governo nazionale, mi auguro ci sarà un governo che possa dare risposte. Quello che a noi interessa però è che modello dell'accoglienza diffusa o dei centri come il CARA aperti siano superati. Noi vorremmo intanto controllare i confini, chiedere risorse, mezzi per controllare i confini alle forze dell'ordine ovviamente, e poi chi entra illegalmente non può circolare liberamente sul territorio, quindi pensare a dei centri dove le persone trattate con dignità e rispetto ma non possono andarsene e scorazzare dove vogliono.